Questa guerra che ci mette, anche se un pochino lontana da noi, mette comunque paura e non sappiamo bene quello che succederà. E sì alla pace! No alla guerra e sì alla pace! No alla guerra, sì alla pace! No alla guerra, sì alla pace! E pur non avendo vissuto la guerra, capiamo comunque la sensazione che provano in questo momento i cittadini dell'Ucraina e siamo qua appunto solo per dare un minimo del nostro sostegno, quello che possiamo fare è questo, quindi. Siamo nella nuova generazione, quindi credo che azioni come quella di oggi possano rendere comunque il mondo migliore e siamo nella generazione che deve cercare di risolvere questi problemi sicuramente. Allora, in questi giorni, diciamo, io in particolare sto cercando di interessarmi il più possibile anche per capire, diciamo, la base storica, proprio per spiegare, cioè per capire perché c'è questa situazione e cioè, come è stato possibile che nel 2022 ancora bisogna risolvere i conflitti con una guerra così pesante. Sono più di 50-40, cioè anche molte di più di scuole. E oggi siamo qua per difendere l'Ucraina, ma non solo. E vogliamo mandare questo messaggio che sta tutto no war, quindi no alla guerra, e quindi viva la pace e no alla guerra. Posso dire che sono origini ucraine e ho 19 anni e me ne sono andato dal paese mio perché sono stato un anno e mezzo là. Però so la situazione com'è perché chiamo sempre mia nonna che sta lì e quindi ogni volta che parlo con mia nonna mi metto a piangere perché mi manda un messaggio molto toccante perché ogni volta che parlo con lei mi dice: Francesco, state tranquillo che questa guerra finirà più presto possibile e noi ci possiamo riabbracciare tutti insieme, come una vera famiglia. Non solo noi, ma tutti quanti ucraini, tutti insieme. È abbastanza imbarazzante, però ho detto vabbè. È molto brutto vedere, è surreale letteralmente, è difficile crederci, vedere le bombe che cadono sui palazzi e i razzi, i missili, le truppe che stanno marciando su Kiev adesso, non è bello.